sono giunto in un luogo senza anima, dove l'aria calda e secca non ricorda cadere così una pioggia. Vidio quel crudel volto d'un assetato lago, con gli alberi così secchi nelle dune di sabbia, innalzate in tristezza. Non c'è più sabbia nel lago, così ho camminato nel secco vago tra i crescenti fiori, per avvicinarmi tantissimo a quella forza d'acqua ancora esistente, affinché potessi cercare quella luce giusta per ritrovare quel tramonto sul lago. Presidente dell'associazione Osvaldo Iorio. Questa associazione nasce nell'aprile del 2023 con un preciso obiettivo, quello di continuare quello che il maestro Iorio ha iniziato. Voglio ricordare la figura del maestro Iorio, che era soprattutto mio padre, che a lui vengono iniziate numerose opere. Quelle più importanti ve le voglio ricordare. Sono San Francesco con l'Agnellino, che è custodita nella chiesa di San Francesco di Paola, realizzata in ferro, in lamina di ferro. È stata la sua prima opera di bellezza naturale, una tecnica molto difficile, in quanto era un pezzo di lamiera intero, e l'ha modellato per dare poi le sembianze del santo. Un santo che nell'84, una figura questa stata, nell'84, fu portata in processione da qui fino al santuario, organizzata in questo posto. Questo infatti era il laboratorio di mio padre, e qui lui compiva le sue opere artistiche, ma narrative, ma poi dopo artistiche. Poi le due lampade votive che si trovano alla tomba di San Francesco di Assisi, che sono state scolpite a mano su un lastro di ferro. Sono altri pezzi unici al mondo, proprio perché nella lavorazione non esistono altre opere del genere. Per poi ricordare l'ultima cena che avete visto, che si trova appunto nella sala adiacente e che ha girato praticamente l'Italia e anche l'estero, riscontrando numerosi consensi da parte della critica, da parte di gente che la richiedevano ovunque. Però il desiderio di mio padre è stato sempre quello di lasciarla qui, in Calabria, soprattutto qui a Paola, perché lui sosteneva sempre, diceva che Roma, come tutte le altre città, se la sono compresa in tante di queste città, però lui diceva sempre: il nostro paese, Paola, non ha solo la figura di San Francesco, non ha soltanto la Basilica, ma deve avere anche altra arte, e io voglio far sì che i turisti possano venire in Calabria e a Paola per venire a vedere quest'opera, ed è sicuro che vengono da tutte le parti del mondo per vedere quest'opera, meno dalla città stessa. E la cosa mi dispiace, perché è un'opera che esiste qui da 24 anni, eppure ancora sento dire da persone che vengono qui per la prima volta: non sapevamo che esistesse un'opera del genere. Ed è molto avvilente, perché l'arte qui nel nostro paese non ha la giusta considerazione, perché viene vista sempre come un passatempo, come un qualcosa che non dà nulla, ma in realtà quello che noi abbiamo potuto fare e che ci tentiamo, ci proviamo almeno a fare, è inculcare nella mente delle persone la volontà e riuscire a entrare in questo mondo, che è un mondo bellissimo, quello dell'arte. Il mondo dell'arte è un mondo bellissimo, e noi ci occupiamo non solo delle persone adulte, ma partiamo proprio dalle generazioni più piccole, cioè dai bambini, fino a portarli fino alle persone adulte, che possono avere anche 80 anni. La prima persona che venne da noi aveva quasi 80 anni, vi ricordo, Giornata? Quindi per noi è stato per noi veramente un grande orgoglio questo, e continuiamo su questo percorso, invitando le persone a provarci, e quando entrano in questo mondo, il nostro mondo, non vogliono andarsene più, perché si rendono conto che questo è un mondo veramente fantastico.
ho voluto coinvolgere Gennaro perché prima di iniziare sapevo le sue capacità da poeta ma anche da artista, e quindi gli ho chiesto: Gennaro, perché non ti avventuri con noi in questa impresa? E lui non si è assolutamente tirato indietro, anzi ha detto subito di sì, con tanta volontà, e questo mi ha incoraggiato, perché essendo la prima esperienza anche per me, ho detto mi sentivo più forte, e abbiamo intrapreso questo percorso con tanta soddisfazione. E noi voglio anche aggiungere che oltre a fare arte, facciamo corsi accademici, ci tengo a dire, perché sono corsi che si parte proprio dalla conoscenza di come si deve tenere una matita, di come si deve disegnare, per poi arrivare alla pittura. Ma nello stesso tempo abbiamo abbinato anche lo studio della storia dell'arte, che è importantissima per, diciamo, per una cultura generale, perché l'arte non è soltanto il disegno, ma anche la conoscenza. Oltretutto abbiamo anche aggiunto la conoscenza della fonetica. Noi facciamo anche corsi di fonetica e di dizione, perché vogliamo che i ragazzi oggi debbano imparare a parlare in maniera corretta, ma non corretta soltanto a livello grammaticale, ma anche a livello di fonetica, perché il mondo del lavoro oggi te lo impone, e si hanno maggiori possibilità lavorative se un giovane riesce a parlare bene. Gennaro, quindi tu sei stato, cioè, per noi, e lo è tuttora, una persona per noi importante, questo di riferimento. Ecco perché quando mi ha detto: Rossella, io voglio presentare il mio libro della nostra associazione, ho detto subito sì, Gennaro, anzi, lo dobbiamo fare. E quindi mi ha messo in contatto con il signor Marco, che abbiamo qua vicino, che è l'editore, Marco Marchese, che ne abbiamo parlato a lungo, e mi ha anche onorato, e mi ha fatto piacere questo, che ha scelto uno dei miei lavori per la copertina del libro. E quindi sono stata gratificata di questo, perché vuol dire che il lavoro fatto insieme aiuta tantissimo anche in questo. Il signor Marco Marchese non è soltanto l'editore, ma anche è colui che ha curato la prefazione, quindi è l'autore della prefazione. E poi a questo tavolo sono onorata di avere vicino a me anche la dottoressa Caterina Provenzano, che oggi parlerà e dialogherà con il nostro poeta, e poi ascolteremo le poesie che sono state già, abbiamo ascoltato già le poesie di Giuseppe Conza. Ora passo a te la parola. Grazie, buonasera a tutti. Questa sera sarà sicuramente una serata molto ricca, perché quando si presenta un libro è vero che ci si pone in ascolto, no? Però è anche vero che si dà la possibilità di riflettere, no? Di far scaturire delle emozioni. Se questa sera è possibile, insomma, se questa sera è stata possibile renderla così com'è, insomma, con tanta gente, con un bel pubblico, lo dobbiamo a Rossella Iorio, che io apprezzo e stimo tantissimo. È pittrice, è un artista tutto tondo ed è presidente di questa associazione, che è un'associazione nata da poco, ecco, e che è nata piano piano, senza rumore, e che ha già portato grandi risultati. Io di questo sono veramente molto orgogliosa, anche perché conoscevo il papà, Osvaldo, il maestro Osvaldo, che veramente era una bella persona innanzitutto. Una bella persona e quindi un valido artista. Devo ringraziare anche Marco Marchese, delle officine editoriali di Cagliari, che ha pubblicato il libro. E a Rossella, dobbiamo dire anche che Rossella a questo libro ha anche partecipato, perché la prima di copertina è un dipinto di Rossella Iorio che abbiamo alle nostre spalle,
ottenuto grazie alla tecnica tutta particolare, tutta sua, di Rossella Iorio, che è il curvilinearismo. Ecco, ragazza in bici, che poi la dice lunga anche sul titolo, la corsa più bella, ecco. Insieme a noi c'è anche Marco Marchese, che è un editore nato da poco, no? da qualche anno, e che è nato anche lui in sordina, anche la casa editrice è nata in sordina. Sono due giovani che si danno molto da fare all'interno dell'editoria calabrese, un'editoria che sta soffrendo molto, però questi due ragazzi, questi due giovani stanno portando avanti un progetto di editoria veramente ad alti livelli, ecco. Non solo romanzi come quello per esempio di De Seta, di Gianni De Seta, che ha pubblicato con Marco Marchese alcuni romanzi, ma di tantissimi altri, e troviamo anche nel catalogo la poesia, che è un genere veramente molto difficile da trovare nelle case editrici, soprattutto quelle grandi, no? Ecco, perché la poesia purtroppo non si legge più, si scrive tanto di poesia ma nessuno legge più poesia, ecco. Gennaro, Marco sono stati molto coraggiosi. Marco, un saluto. Grazie Caterina e grazie prima di tutto a tutte e tutti voi per la vostra presenza. Per un editore è sempre una gioia vedere una sala piena con tutte le sedie occupate e anche qualche persona che non ha trovato posto a sedere, in quanto alle presentazioni dei libri di solito quando ci sono 15-20 persone, insomma, al nostro interno dice andata bene, quindi quando c'è un pubblico così numeroso siamo particolarmente felici. Io sono molto orgoglioso di questo libro, come dalla pubblicazione di questo libro, come per tutti gli altri, anche perché Gennaro Segreto, come poeta, ormai è un poeta affermato, ha al suo attivo numerose pubblicazioni, ha al suo attivo numerosissimi premi vinti, quindi io mi sento felice, onorato e orgoglioso di essere il suo editore e lo ringrazio naturalmente per aver scelto una piccola realtà calabrese, l'Officina Editoriale di Cogoleto, che hanno sede a Cogoleto, qui in provincia di Cosenza. Io sono originario, non molto lontano da qua, sono originario di Fuscaldo, però da 10 anni mi sono trasferito appunto a Cogoleto. E nel 2019, per la precisione a novembre del 2019, ho deciso di fondare questa casa editrice, che è stato un po' un sogno, uno di quei sogni che restano chiusi per alcuni decenni in un cassetto. Si è presentata l'occasione e quindi questo cassetto si è aperto. Naturalmente non è stato un periodo, cioè la scelta del periodo non è stato proprio il massimo della vita, perché era novembre del 2019, ricorderete tutti quello che è successo a marzo. E io ero preoccupatissimo perché ho detto, per decenni questo sogno è rimasto nel cassetto, adesso lo realizzo, fai un grande sforzo e da qui, cioè a marzo ti chiudono l'Italia e poi a più riprese per 2 anni, quindi non per un periodo. Se non c'è, quindi il rischio era altissimo che la casa editrice si aprisse e si chiudesse. E invece siamo riusciti a resistere, abbiamo messo insieme una piccola redazione, stiamo selezionando manoscritti, io li chiamo ancora romanticamente così manoscritti, ma in realtà voglio dire oggi non arrivano più scritti a mano, nemmeno archivoscritti, non arrivano più nemmeno via mail, per essere diciamo sinceri, perché arrivano molto più velocemente attraverso WhatsApp, si usa così in questo momento. Ma noi continuiamo a chiamarli manoscritti. Voglio ringraziare naturalmente l'associazione Osvaldo Iorio, voglio ringraziare te Rossella per l'ospitalità in questa sala bellissima. Non c'è posto migliore dove presentarlo lì, perché qui si respira naturalmente l'arte nelle sue forme più varie, perché abbiamo la pittura, abbiamo la scultura, abbiamo la letteratura, in questo caso la poesia, che è una delle forme più alte oggi
in questo contesto di letteratura, abbiamo le creazioni artigianali, abbiamo la scuola, quindi qui si insegna, quindi questo qui è il posto proprio ideale per presentare un libro. Per colpa mia, naturalmente, io l'ho scoperto soltanto un po' di settimane fa, perché noi ci siamo sentiti al telefono, e quindi oggi ho avuto veramente il piacere di visitarla, di visitare e di ammirare queste opere. E vorrei ringraziare Rossella per averci dato la possibilità di mettere in copertina questa fantastica opera che è alle nostre spalle e che ha catturato l'attenzione prima del Gennaro e poi la mia, e così chiediamo a Rossella se ci dà l'autorizzazione, il consenso per poter realizzare la copertina, perché è venuta una copertina di cui siamo molto molto contenti. Io non entrerò nello specifico del libro per non togliervi il piacere del dialogo che adesso incomincerà a delinearsi, no? Fra Caterina, che ringrazio per la sua presenza, non è la prima volta che ci ritroviamo con Caterina, anzi ci troviamo sempre più spesso nelle presentazioni di altri libri, così come ringrazio Giuseppe per la sua prima lettura, e adesso ci saranno anche le altre con le quali potrete apprezzare dei frammenti di questo libro che noi abbiamo portato e che sono in fondo alla sala, quindi chi vorrà approfittare anche per acquistare un libro che è disponibile e magari può cogliere anche l'opportunità di raccogliere la dedica diretta dell'autore, visto che oggi ce l'abbiamo qui in presenza. Che cosa altro dirvi? Oggi noi viviamo in un contesto sociale dove la padrone lo fa, come posso dire, il concetto antistetico dell'arte e della creazione, perché stiamo vivendo tempi invece dove quotidianamente vediamo la distruzione, no? Attraverso i conflitti, le guerre, e non soltanto la distruzione fisica e materiale dei paesi, delle città, la sofferenza delle persone, ma anche la distruzione sociale che avviene in quei popoli che sono direttamente coinvolti nelle tante guerre, multiforme guerre che abbiamo per il mondo e alcune anche vicino a casa nostra. E qualcuno diceva che l'umanità e il mondo può essere salvato soltanto dal bello, e probabilmente è così, perché ci troviamo, quando parliamo di arte, quando parliamo di cultura, ci troviamo, voglio dire, di fronte a qualche cosa che può essere solo portatrice o portatore di salvezza. Attraverso le creazioni, attraverso i viaggi che si possono fare con la lettura, per esempio, i libri sono una grandissima opportunità, perché ci danno la possibilità di approfondire gli argomenti, cosa che non succede oggi con la turboinformazione, che ci viene offerta in modo qualitativamente scadente, in modo generalizzato, di parte, per cui è raro trovare organi di informazione che non facciano partigianeria per una corrente politica o per un pensiero politico, se non addirittura quando si va negli ideologismi, e quindi è difficile orientarsi. L'unico strumento che oggi è rimasto di approfondimento è il libro, è la varietà dei libri. E per fortuna noi viviamo in un'Italia dove si scrive tantissimo. Spesso si dice da decenni, no? Che sono più le persone che scrivono in Italia che quelli che leggono. In parte è vero, però a me questo non dispiace. Ma sapete perché? È vero che si legge ancora poco, poi dipende da zona a zona. È vero, in Calabria e in Sicilia nel 2021, io questo è un dato che ricordo sempre perché è utile averlo a mente, in Calabria e in Sicilia, ultimi dati disponibili anno 2021, solo il 20% della popolazione, al netto delle attività curriculari, ha acquistato un libro. Acquistare un libro non significa automaticamente leggere, perché magari finisce sul comodino o in libreria e può restare lì anche degli anni. E può essere anche non aperto mai.
Però abbiamo per scontato, facciamo finta che acquistare un libro significa anche leggerlo. In Calabria e in Sicilia nel 2021 solo il 20% delle persone l'hanno acquistato questo libro. Al netto delle attività curriculari significa al netto di quelli che sono costretti ad acquistare un libro per un aggiornamento professionale o perché banalmente studiano, no? a qualsiasi livello. Il contraltare di questo dato è la provincia autonoma di Bolzano, dove sempre nel 2021 al netto dell'attività curriculare l'80% delle persone hanno acquistato un libro. E adesso noi facciamo una sovrapposizione di questo dato, no? Quindi qui incominciamo a comprendere che cos'è il valore della lettura e che cos'è il valore della lettura, ok? Quindi noi guardiamo sui nostri territori e guardiamo le condizioni socio-economiche, ambientali, e se li sovrapponiamo con i dati della lettura della provincia che ho appena citato, la provincia autonoma di Bolzano, è chiaro da parte che c'è un nesso, un collegamento diretto, dove c'è cultura, c'è sviluppo sociale, c'è sviluppo culturale, c'è vivacità imprenditoriale, c'è un più di qualsiasi cosa. Ecco perché io sono anche lieto di aver aperto la casa editrice in Calabria, potevo aprirmi in qualsiasi altra parte d'Italia, in termini economici mi sarebbe convenuto più, insomma, Bolzano, oppure qualche altra regione dove si legge di più. Però naturalmente quando tu vuoi fare impresa hai anche una responsabilità sociale, allora è qui che bisogna insistere di più, è qui che bisogna moltiplicare e promuovere la lettura, promuovere i libri, perché quando tu leggi ti resta sempre qualcosa. I generi più vari, dico, quindi si apprende qualcosa da qualsiasi tipo di lettura. Nella poesia di genere segreto, se vorrete apprezzare le sue liriche in questo libro, molti si riconosceranno. Perché si riconosceranno? Perché attraverso la poesia, che naturalmente non è, cioè la poesia è una forma di lettura differente rispetto al romanzo, il romanzo segue un filo conduttore, segue una storia, beh, anche naturalmente un racconto, una sinologia può seguire un filo conduttore o anche no, però è chiaro che la si assorbisce in un modo diverso. Quando ci si addentra nelle poesie, tu incominci a trovare delle chiavi di lettura, che sono quei sentimenti che bene o male tutti noi abbiamo dentro, esperienze che tutti noi abbiamo vissuto e che facciamo fatica a spiegare con le parole. E questa è l'arte del poeta, e in questo naturalmente noi troviamo genere segreto che ci aiuta. Non la termino qui, non la faccio lunga, anche perché io sono un chiacchierone, un ultimo ringraziamento che voglio fare è a Gianni De Seta, che è presente qui in sala, di cui io mi onoro anche di essere l'editore. Stasera un po' abbiamo fatto il festival degli editori dell'Ufficio di Credo, perché c'è anche Rosalvino Santoro, che proprio nelle scorse settimane ha dato alle stampe una raccolta di racconti sulla storia di Fuscaldo, e Gianni De Seta invece abbiamo pubblicato anche questo nelle ultime settimane per Gli Ori non Soli, che è un romanzo storico, e poi 2 anni fa La Contiglia d'Argento, anche questo romanzo storico, che partono e concludono poi dopo la loro vicenda a Fuscaldo, andando insomma in giro per l'Italia e arrivando addirittura fino in India. Quindi grazie mille per la vostra presenza, grazie mille per la presenza di tutte e tutti voi. Quindi io cedo la parola a Caterina Provenzano per questo dialogo con il nostro poeta e protagonista di stasera, Gennaro Segreto. Grazie. Allora, conoscete tutti Gennaro Segreto, ma per chi non lo conoscesse, Gennaro Segreto è nato a Cosenza, ma ha vissuto per tantissimo tempo a Paola, attualmente invece vive a Fuscaldo. Ha 2 lauree, una laurea in scienze politiche e un'altra in scienze della pubblica amministrazione, ha alle spalle una lunga carriera militare, 35 anni alle dipendenze, se così possiamo dire, del Ministero della Difesa, ecco, insomma, e adesso che si riposa, insomma, in pensione, può dare adito, insomma, può regalarci queste sue chicche poetiche e altro.
Gennaro ha scritto di poesia. Gennaro è un poeta, nasce come poeta. Vi ricordo L'Urlo del 2021 e poi successivamente Uscire dal tunnel del dolore e Lei è dentro di me. Le poesie di la poeta, ecco, di Il Segreto, di Gennaro, richiama una poesia moderna, se così possiamo dire. I tuoi versi sono versi liberi, non hanno uno schema, non sono chiusi all'interno di strutture metriche, retoriche, ok? Non troviamo strofe, non troviamo rime. Diciamo che la tua è una poesia prosastica, ecco, l'ho detto anche Marco, lo ha scritto Marco nella prefazione. Le tue poesie si leggono come se fossero dei racconti, ogni poesia è un racconto. Tra l'altro non bisogna neanche andare alla ricerca del significato nascosto, no? Ermetico della poesia, perché tutto è epifanizzato, no? Che si capisce benissimo il messaggio che vuoi farci comprendere, che è un messaggio d'amore. Nelle tue poesie io noto innanzitutto un'estrema positività, no? Di solito chi scrive le poesie, no? È sempre depresso, è sempre, insomma, negativo, vede il mondo con occhi da catastrofista. Invece in Gennaro, anche quando non c'è amore, anche quando c'è il deserto, c'è sempre qualcosa che nasce. Ora, la domanda che ti faccio è questa. In un mondo che va veloce, super tecnologizzato, in un mondo dove si potrebbe leggere un romanzo la sera, no? O potremmo stare su Instagram, sul cellulare, no? Così ci riposiamo. Perché scrivere in poesia? La poesia ama il tempo lungo, la poesia ama la riflessione. Sei fuori dal coro? Oppure hai avuto coraggio? Buonasera a tutti. Una bella domanda. La poesia effettivamente viene detto un poco. E scrivere una poesia ci vuole coraggio. Ci vuole molto coraggio perché mette un po' in gioco i tuoi sentimenti, le tue emozioni, il tuo modo di osservare la vita e di essere a tutti. E proprio perché poi la poesia non è un valore enorme, ecco, potrei scrivere un romanzo, potrei fare, però gira mi importa sempre scrivere versi perché sono in quotidiano, versi perché ritrovo l'ispirazione, che per esempio non la cerco. Viene da solo, cioè non c'è ispirazione, non c'è ispirazione cercata, non esiste. E quindi che faccio? E nel mio quotidiano, dove mi trovo, quasi da parte, anche nel mio silenzio, nella mia solitudine, perché ho necessità di stare solo, ma materialmente, però fisiologicamente non sono solo, sono in compagnia con i pensieri. Cioè, ci sto bene, ma è una solitudine cercata, no? E quindi a volte mi capita di vedere delle cose e poi il mio istinto è quello di fare degli appunti. Una volta si usava il quaderno, il foglio di carta, no? E così il telefono, questo modo. E quindi perché la poesia? Poesia poi è un'arte. Un'arte, io come detto lo sempre, la ringrazio così l'editore, lo ringrazio molto perché ha creduto in questo mio lavoro. E se qua che ti stimo come tutto, cioè la poesia, così è un'arte. C'è un connubio tra poesia e pittura. Cammino uguale, non si stampa. Io ci aggiungo pure il canto, la musica, sono tre elementi essenziali per creare l'arte. No? Lo stesso Leonardo da Vinci diceva,
la pittura è una poesia silenziosa. Analizziamo questa frase, per questo verso, cioè la pittura è la poesia silenziosa, perché la pittura è poesia. Michelangelo, lo conosciamo tutte le opere di scultura e pittura, è stato un grande poeta, un grandissimo poeta. Tutti i grandi poeti hanno fatto questo passo, no? E tutti i grandi pittori erano poeti. Perché la poesia non è facile dire, oppure dice, non è dire mi piace questa poesia. Scusate, io dico cosa mi trasmette questa poesia. Cioè dire mi piace quella cosa, senza senso, perché ha un bel panorama, ha una bella c'è un bel ritmo, una poesia. No, tu la poesia è interessante così come un dipinto, di cosa mi trasmette? Mi emoziona, qualcosa. Allora sì, in un momento poi io vivo quell'emozione e mi fa stare bene, mi fa stare bene con me. E così io, che sono l'autore di questo libro, il libro che contiene 61 lirica, non è piccolo, buono, e ho cercato in queste 61 lirica di trasmettere i miei pensieri, il mio modo di fare, e la libertà che ci viene, perché la poesia è sociale, l'amore è amore, l'amore c'è, perché l'amore non è l'amore cristiano, filosofico, ma bensì è l'amore pure umano, di tutte le cose che ci possono appassionare, qualcosa, anche innamorato del mare, io ho scritto così, innamorato su Marte, la piscina della Marte, no? Marte, perché? Quando gli americani hanno mandato la sonda su Marte, io sono appassionato di astronomia, vivo questa cosa qua, perché vorrei cercare altre persone fuori dalla Terra, no? Perché forse qua siamo un po' abusati come persone, siamo un po', ci stiamo perdendo, no? Allora a volte dico, la mia speranza è trovare qualche altra cosa al di fuori del nostro contesto, mondo, del nostro mondo. Allora quando la sonda si pose su Marte, le prime fotografie mi hanno così appassionato, mi hanno trasmesso, no? Un qualcosa di forte, i colori erano dei fatti, dei lumini, no? Bellissimo, quel rosso, quello azzurro. Mi sono ispirato, ho fatto innamorato su Marte e qui dentro è uscita così. Quindi cosa faccio? Io ho quel senso, in un modo particolare, trasmetto le mie sensazioni che poi servono a tranquillizzare quegli altri. No, sì, 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 e diamo la parola, alla tua parola, quindi al verbo, no? Giuseppe leggerà un'altra lirica dal titolo Dall'altra parte. Ecco, Giuseppe Cozza è di Paola, è un ragazzo che studia all'università, però è un appassionato di teatro, di tutto ciò che è recitazione, è un accanito lettore, legge tantissimo e ultimamente ha preso parte ad un'associazione che si chiama Cilla Giovani, un'associazione teatrale con sede a San Lugido e che dà spazio, ampio spazio al pubblico giovane. Quindi benvengano i giovani se vogliono fare teatro, recitazione, ecco perché il mondo è loro, insomma, è presente e dei giovani. Dalla voce di Giuseppe Cozza, dall'altra parte. La caduta è la prima sensazione che avverto. Voci lontane s'approfilquano ed echeggiano nella mia testa. Non riesco più a pensare a qualcun altro. Incontro tanti amici, sento la voce loro, lo strazio. Ciascuno di loro ha fatto questo percorso. Qual è stata la loro sorte? Cosa attendono dall'altra parte? Francamente, non so. Sono andato in un luogo in cui la luce è maledetta,
e l'oscurità acceca l'anima mia. Non c'è amore lì. In un'altra dimensione, intrappolato mi sentivo, un luogo che persino gli angeli evitano di percorrere, ma non ho voluto, perché pronto ancora non sono. Contento dunque sono che sia tutto finito, lontano dagli infelici incubi e dal delirio, perché solo un sogno è stato e mi ha portato dall'altra parte. Bella lettura, una bellissima poesia, ha fatto venire veramente i brividi. In questa poesia abbiamo letto, abbiamo sentito, sono andato in un luogo in cui la luce è maledetta e l'oscurità acceca l'anima mia, non c'è amore lì. Stridono il concetto di luce che è sempre benigna, no? La luce è serena, porta vita, eppure maledetta, e poi dici l'oscurità che ti acceca. Com'è possibile che l'oscurità acceca se non c'è luce? E poi un'altra domanda, tu dici non c'è amore lì, Gennaro Segreto, dove non c'è amore oggi? Lì non c'è luce, non c'è amore. Perché il contesto, cioè io vedo molto il buio, un buio che mi acceca, proprio per fatto di un pessimismo totale, perché io non vedo la famosa speranza che possa veramente darci quella luce vera, effettiva. Lì ho voluto mettere in evidenza un po' dopo la vita, dove andiamo a finire. È un qualcosa che mi sono sempre chiesto. Io mi chiedo tante cose, forse sbaglio, non lo so, però mi porta poi a pensare in un modo catastrofico. No? Io cerco a tutti i costi di sapere dopo la vita dove andiamo. Non vivo così, non ho mai vissuto una vita così accertata. Quindi io voglio vedere, mi chiedo, dall'altra parte, e quindi dicevo, ho preso un sogno, orientarmi, andare dall'altra parte. Quindi quel buio che mi illumina, mi fa paura, essere tanto, essere cose che io non so. Quindi io voglio quella luce vera, ho quel buio, ecco perché mi illumina. Quindi la finalità della poesia, quello che dicevamo proprio all'inizio, la finalità della poesia, in modo particolare della tua poesia, è quella di porsi domande, giusto? Quindi la poesia di Gennaro, la tua poesia, è anche filosofica, perché se tu ti poni il concetto, ma chi siamo, dove andiamo, perché viviamo, che cos'è la morte, cosa c'è dall'altra parte, io penso che con di filosofia nella tua poetica ci sia. Tu trasmetti passioni, emozioni, abbiamo visto, abbiamo sentito la voce di Giuseppe che il tuo cammino è un camminare verso una meta. Ora, nel corso dei millenni, no, da quando esiste l'uomo, la poesia ha fatto sempre compagnia ai poeti e a chi l'ha letta. Ultimamente i critici letterari dicono che la poesia è morta. La poesia è morta perché ha smesso di enunciare le tematiche tipiche della poesia, la massificazione, la globalizzazione, la morte, le guerre mondiali, insomma,
e pare che dopo l'ermetismo, pare che tutto sia fermo all'ermetismo, no? A Montale, e quindi il neorealismo, tutto ciò che è venuto dopo, le nuove avanguardie, i gruppi del 63, non hanno portato niente alla poesia. Quali altre tematiche non sono state ancora colte dai poeti, secondo te? La poesia ci parla ancora, ma di quali tematiche? La poesia non è morta, prima cosa. La poesia, come dicevano i greci, è divina, quindi qualcosa di divino non può avere eterno, no? Questa è la cosa, mitologia greca, erano gli dei che trasmettevano ai cantori i versi per poi portarlo sui palchi ed esternare i pensieri al popolo. Qui la poesia ha tematiche sociali, non c'è l'amore, anche una problematica, sociale. C'è ancora. Io ho scritto, qui c'è per esempio la poesia di libertà. Ricordo un pezzo che dice: libertà è accarezzare un cane denutrito. Questo è un tema, no? Che animale. Perché a volte mi sono abbandonato. O c'è il nostro modo di pensare. Quando dico libertà di accarezzare un cane, cioè io sono libero di fare quello che tengo. Un'altra persona invece che non è libera non lo fa, perché non si permette di accarezzare un bastardo con un cane che sta male, no? A quello piacerà sicuramente accarezzare il cane benestante. Quindi c'è anche degli animali questa differenza, no? Quindi benestante, fortunati, e i cani abbandonati, se vogliono di fare. Quindi, la fame nel mondo, ci sono le guerre, la pace, sono problemi che la poesia trasmette. Quindi, io non ci credo proprio che la poesia si ferma, anche la stessa globalizzazione che si parla, no? C'è nei versi della poesia. Poi è chiaro, tutto quello che affronta la poesia è amore, perché non c'è poesia senza amore, non esiste proprio. Cioè, in tutto quello si parla di società, e c'è. Perché la poesia, oltre ad essere un genere letterario, fa parte del sociale, e se fa parte del sociale vuol dire che è inserito in un contesto generale, no? Mentre parlavi mi veniva in mente, l'ho cercato, perché tu hai parlato di una poesia che è a pagina 121, Libertà. In questa poesia tu ti rivolgi alle donne e ho notato che è una tua prerogativa, a parte un'edizione che hai interamente dedicato alle donne, mi sembra sia Uscire dal tunnel del dolore, Lei è dentro di me, le ultime due raccolte. In Libertà dici: libertà è poter regalare un fiore di campo a tutte le donne del mondo per il loro coraggio di vivere in questo uniforme unitario umano. Ecco, la questione sociale, gli animali che soffrono, la donna, oggi purtroppo assistiamo a femminicidi in continuazione. Sicuramente il tuo è un animo sensibile, perché chi tocca questi argomenti ha un animo sensibile. Gennaro, come si può uscire da questa cattiveria? Esatto. Io parlo un fiore a tutte le donne. Quindi do un amore a tutte le donne del mondo, non è un amore singolo. Perché anche se una poesia d'amore, no? Può essere personale, può essere di tutti. Allora è un problema, perché io rispetto la donna, allora per me è primario in questo mondo, cioè non c'è proprio una scelta.
non serve niente senza l'onore. L'onore non c'è tanto, perché ancora c'è quella condizione che l'uomo sia superiore al mondo, come storicamente sappiamo. La donna ha avuto le delizie nel tutto contemporaneo, prima era l'oggetto da usare e poi per caso buttare, era così. Quindi la donna, io da uomo dico che la donna è parte importantissima della società, bisogna tutelarla in tutti i sensi, la bisogna tutelarla a livello di giustizia, di riforme di giustizia. Perché io ho scritto qualche cosa sulla violenza che subisce, perché anche tra una rete morte, no? Se volte lo stesso marito è violento la moglie, in modo brutale, e la moglie subisce perché chi vuole bene non riesce a mangiare, no? Però alla fine succede? Se scatta una denuncia, delle esperienze che portano in questo campo, lo Stato non ti aiuta, ti lascia in loco sé, tutti li vanno a cliccare sugli specchi e tutti li vanno, non ti aiuta, assolutamente. Lo Stato non aiuta le cose. Quindi ci vuole una riforma, cosa sul politico, della politica, di riformare la rete, la giustizia, perché uno Stato di diritto deve avere una giustizia forte. Se noi abbiamo uno Stato di diritto, non confondiamo essere totalitari, avendo una giustizia forte. Giuseppe, con la corsa più bella, che dà il titolo alla raccolta. Sotto quella casa un bacio lo rubavo da prendere. Dopo quella cena, fatta di sguardi violenti e i tuoi petti mostravi, è la tua corsa più bella, sei arrivato, gli occhi guardano nel silenzioso buio e lentamente la gioia passare la regione. Immagini sfocate riflettono negli occhi perpetuati, ti ritrovi nella stanza, lasciando le calde impronte del cuore tuo nell'aria del tempo. Dalla aperta tua mano volano carezze profumate, come le petali di fioriti addolciti di innocenti desideri. Le tue labbra inumidite bruciano all'impatto freddo della fosa sera, mentre il respiro del vento dolcemente ti sfiora, portandoti via nell'universo vasto l'anima è bella. Bellissima poesia. Gennaro, a chi ti ispiri? Di che poesie, di che poeti ti sei nutrito tu nel corso della tua vita? Non mi ispira nessuno, a nessuno. Perché ognuno di noi scrive il fotografico. Non posso dire, la poesia è parte naturale di me stesso, chiunque lo scriva. Cioè io se scrivo la poesia non mi ispiro a un altro momento, mi piace leggerlo, io vengo molto su questo viaggio e mi piace prendere per prova e lavoro. Però la mia personale, c'è per esempio un poeta che io amo tanto, artisticamente, ovviamente, Charles Bukowski. Ah, mi piace questo scrittore che ci ha lasciato nel 94, mi sembra. Cioè, perché lui era libero. Cioè, lui è una realtà metrica. Infatti l'editore all'inizio
avevano difficoltà a pubblicarlo, perché era violenta, era una giunta, era un gruppo grosso. Dice, ma le cose come stanno? E comparavano un po' a un pittore, a un Marco, in vita, non ho venduto un quadro, perché non piaceva. E come era abituato al classico, a quelle figure belle, tutte belle. Ma ancora, in quel momento, quando ha creato qualcosa di diverso, ha creato un'anima parlante, Marco. Erano le sue linee che parlavano, i suoi colori, che davano veramente un senso forte. Poi, morto Marco, capirono che le cose erano così. Volò in tutti i sensi, Marco. Quindi, Costi che cosa fa? Ha avuto un'infanzia brutta, dannata, emarginata dei genitori. E si dedicò all'alcol, beveva, per disperazione. E poi, dalla sua mente, scriveva. Le cose che fa? Costi non ha mai usato la metrica poetica, mai. Anzi, a volte è ripetitivo, a volte è distorto, a volte è perché sbaglia quando scrive, no? Cioè, ma se andiamo su un lato del terreno grammaticale, allora era così. Quei suoi versi entravano, erano forti, così forti che la gente non ce l'ha mai, gli piaceva. Ecco, queste cose si vedono. Lui, poeta contemporaneo, scrittore contemporaneo, parlava così alle persone, trasmettergli il suo malessere. E diceva la verità, era tutta verità, come dice, la poesia è verità, non è un romanzo. Il romanzo ce lo costruiamo noi, lo inventiamo. Io dico sempre che la scrittura non è competizione, più bel romanzo, più bella poesia. La scrittura è magia, è solo magia. Chi scrive? Scrivere magico, e quindi che succede? Era proprio questo il fatto che lui era già avanzato, modernizzato, e diceva le cose come stavano. Allora era lui che arrivò al maggio del successo, e anche te abbiamo adesso un coso, un grande, però conosciuto come un Briatore. Capisco perfettamente il concetto, sì. Quindi sicuramente non una poesia consolatoria, perché Bukowski non era affatto consolatoria, quindi neanche per te. È estremamente un'opera d'arte, okay? Qualcosa che esce dal profondo dell'animo. Nelle tue liriche c'è anche un malessere, perché è vero che tu, che in questa raccolta traspare il tuo animo positivo, però una persona che scrive affligge tanto il cor e diventa sofferenza tale da star male con se stessi, ecco, questo significa che a volte Gennaro Segreto ha un animo insomma non tranquillo. Io leggerei un'altra poesia, Le belle anime, perché al libro, pagina 57. Sulla spiaggia volano, trasportando la loro letizia. Quel gioco mosca cieca attizzava la mia allegria, mentre le onde, quasi a voler applaudire, ferivano la costa. E quell'agitarsi di manine al vento, il mio sconforto lo separava. Quel girotondo sulla spiaggia mi ha fatto ritrovare il passato volto. All'istante mi parve di trovarmi in mezzo a quelle anime, nello sprigionato specchio della finzione. Mi vidi i primi passi, impacciato e profumato di brodaco, quando tornai a scrutare il mare,
La riva deserta, quindi, avvolta dal silenzio e dai pensieri, mentre sull'arenile fresco della sera rimasero solo le impronte delle conchiglie magiche. Non si spiegano, no? Ma si leggono e si interpreta, ognuno poi le interpreta secondo le proprie emozioni, secondo il proprio vissuto. Però una domanda va fatta: quanto c'è di vissuto tuo personale, della tua vita, della tua biografia in queste poesie? Cioè non soltanto il sentimento, ma anche la tua vita. C'è molto, sì, sono pessimista, però poi finisco per dire di avere quella speranza. Non fu quella la vita, mi piace la vita. E quindi io ho chiaro avuto un'immagine un po' troppo bella. Io sono vissuto nel centro storico di Parma, a Rocchetta. Io sono un cuore, è il cuore della comunità, storicamente, no? Non c'è più il cuore sensibile del centro storico, e cercare. Però una cosa, quando ero piccolo, ci sento un emarginato, perché chi si abita lì nel centro storico è un uomo poveraccio, gente che, no? Senza futuro. E quindi allora la subivo quella situazione, perché poi quando io mi ricordo che stavo là, uscivo con gli amici, 10-11 anni, nel centro di Paola, avvertivo quell'aria di personaggi impiegati, medici, liberi professionisti, no? Che vivevano un altro mondo, noi eravamo come dei pezzetti, no? Eravamo dei comuni che camminavano. E a tutto questo parlo da zero, io mi creavo tutto, mi inventavo tutto, perché non avevo la possibilità, i miei, perché ho avuto una situazione probabilmente tragica nella mia famiglia, ma sono mio padre per 8 anni, volevo fare un architetto, volevo andare a studiare a Reggio, ma i miei non se lo potevo permettere, avevo una zia che stava bene a Reggio, dice vieni qua, ti faccio studiare, stai tranquillo. Perché io già da piccolo disegnavo, facevo progettine e poi mi è rimasto vecchio questo amore per l'arte, per la pittura, per il disegno e sono orgoglioso di collaborare con Rossella, veramente una stima in tutti i sensi. E quindi che succede? Poi infatti sai che vuoi anche questa mia zia giovane, anche quel sogno è sparito. E che faccio? Ritorna a Lovino, si dice, Bava, andare a Reggio, ritorna a Bava e come tutti guardano in età, diplomato, tutto una serie di cose, che faccio? Mio padre, poi morì mio padre, giovanissimo, 48 anni, e mi sono trovato mia madre, casalinga, tre sorelle, io, che faccio? Come tutti guardano, cerco di fare concorsi, vivere, fare curso, andare a fare architetto, e così. Fatto di concorso, lei che negli anni 70 c'è la possibilità di concorrere tutti gli enti, di posto, categorie, ministeri, e così ho venuto un concorso, sono entrato nel Ministero della Difesa e ho fatto la mia carriera. E diciamo sono uscito da Trump, però è rimasta quella cosa di poi, orgogliosamente, perché lavoravo e guadagnavo, e sono connessi di studi. Ho continuato a studiare, lavoro, studio, e sono ancora raggiunto. Per me è stata proprio la cosa più bella, così di più, per raggiungere i miei obiettivi, oltretutto quello che ho passato. E quindi c'è in me questo sconforto, e parlando una cosa che ho detto Giuseppe, infatti quando si parla di anime, perché mi sono ispirato dalla poesia, io sono un po' di parola, è un primo di aprile, è un primo di. La giornata c'è una famiglia che c'è nessuna mano, con le bambine, giocava una mosca cieca, no? Mi ha fatto ritornare al passato. E tra i miei pensieri, che ero un po'
di movimento, quella figura, quelle figurine, quelle belle anime, mi hanno distratto e mi hanno portato in parità. Poi, a Toscana, poi abbiamo scontato, e io parlo anche con suore sulle famiglie, perché avrei voluto che ci fossero state sempre quelle cose, perché mi avevano portato all'indietro. E lì, questo è stato, ma questa cosa un po' che era sul cuore, era sulla piaccia, e ho fatto la musica. Pensiamo una fantasia adesso, quella notte, noterete la presenza di versi lunghi, la presenza di jambomani, quindi del verso della sintassi spezzata e un tono intimo da confessione. Giuseppe. Né cicale, né concerti di rane a incantarmi in quella notte calda d'estate. Lampi e dannati buoni hanno risvegliato in me feroci paure, stagni di presagi, pensieri stravolti, ansie di buoni silenzi. Ho ascoltato la pioggia crepitare intorno e le foglie frusciare sugli alberi alla ricerca di un'intesa. Ho creduto che fosse giunta l'ora del tramonto e della ragione per cui ho vissuto tra le reti tese dei fuori giorni, brennati in foglie di moleste voci. Poi è arrivata l'alba, profusa di colori, a guardarmi ancora una volta e si lavavano di speranze. Dove c'è più speranza, no? Sì. Perché si parte dalla notte e si va verso la luce. La notte tua più buia e l'alba più bella. La notte è un momento particolare. A me piace la notte. Cioè, tante volte mi faccio quando ho ancora a casa. Quando c'era le stelle, ci ha detto una compagnia di queste luci che stanno di sotto, no? E la notte penso tanto e mi ispiro molto. E ripeto, sono sempre con i miei pensieri, perché quando tu scrivi stai con i pensieri, non è che stai lì, stai con i pensieri, facciamo dialogo, parliamo, e poi definiamo quello che c'è da fare, no? E a volte è come la notte, poi è chiaro che la notte poi piano piano passa, no? La notte è scura, ti crea uno stato di solitudine, no? E poi aspetta sempre quel giorno che ti sorge e ti porta a compagnia e ti dà una nuova sensazione di vivere. Questa voglio dire in merda questa poesia. Beh, sono rimaste altre due poesie da leggere. Innamorarmi su Marte, che leggerà adesso Giuseppe, e stanno già adesso la domanda? Ok, poi sentiamo la lettura. Andare su Marte, insomma, ci pensiamo sempre tutti quanti, non sapranno quanti anni andremo a vivere lì. La tua fantasia, la tua fantasticheria ti porta su altri mondi. La domanda è: che tipo di mondo vorresti? Giuseppe, innamorarmi su Marte. Io, che non ho mai visto la pioggia cadere su Marte, vorrei raccogliere carote di roccia lungo il suo antico delta fluviale, guardare gli inconsueti colori, il rosso giallastro del suo gelo, il blu delle sue dune assonnate,
guardare sul giardino, impreziosito da splendide rose del deserto, tatuate sulla sua pelle. Aspetterò la pioggia cadere per potermi arruolare nella sua polvere, tinta di silenzi e di misteri. Aspetterò anche il vento, crudo e insofferente alla mia presenza, con il gusto di un sapore antico che possa asciugarmi dolcemente la mente. Chiederò di farmi compagnia, guardando assieme quel tramonto blu, triste, fatto di umili pensieri. Chiederò d'amarmi, affinché la mia straziata anima sia felice, e chiederò di non preoccuparsi, perché io sono diverso dagli altri esseri umani. Anticipato prima, no? Il fatto di Marte, che Dio spera in un altro mondo. È chiaro che questo mondo sotto sotto mi ha deluso, si è perso dallo spazio, si è perso, non ha più quella forza gravitazionale per poter catturare l'essere umano in un modo veramente unico, di distinguere le persone, e la democrazia. Ci sono persone che meritano e vogliono di fare, che il sistema dei mercati, no? Ormai che ci soffrono, ormai si vive solo di mercati. No? Allora, io quando penso con il cercatore scientifico, magari nel 1300-1400 grammi, che vengono in brilli, poi vedo uno che calcia il pallone da 10 milioni, come se fosse tanto, abbiamo tanti che dobbiamo usare, no? Io dico bene, è un mondo diverso, lo sport, c'è un sistema che non vuole nessuno, no? Però pensa tra questi altri, un ricercatore scientifico che crea qualcosa per te, no? Non dovresti tenere veramente su qualcosa che fa di là di ogni cosa. Invece quando sei, perché io l'ho conosciuto il ricercatore scientifico, che Mario sono partito con 900 euro, ma cos'è? 900 euro? A farci veramente un dipinto. Cioè, guarda, mi porta a dire, ma dove vivo io? Dove sto vivendo io? In quale mondo? Quindi, allora, siamo tutti esseri umani, ognuno fa dei sacrifici, fa qualcosa, ognuno ha un obiettivo nella vita da percorrere, no? Ed è giusto che uno Stato riesca ad aiutare questa gente, queste persone. Sento per esempio dire ci mancano medici infermieri, poi fare il quiz per entrare in medicina, no? Cioè, è un senso enorme, non lo so, se ci mancano i medici, perché ci vedi i problemi di andare? Perché devono entrare sempre quelle persone mediocre che sono operate. Allora, scusate il tempo, mi fa schifo. Insomma, per forse perché io vengo dal basso, allora, però sono orgoglioso. Perché io sono arrivato a un punto che altri erano più alti di me, non ce l'avevano. Da solo. E allora io vorrei un mondo diverso, se fosse bravo di uno Stato di un diritto moderno, costituzionale, come noi, che deve aiutare. Si deve aiutare la scuola a far crescere un po' tutto, no? Invece capire che la scuola si sta abbandonando se stesso. E non la cultura è quella che è. Si legge pochissimo, come diceva Vittorio. Io non lo so come faccio per il 20%, la Calabria è una delle ultime regioni che la legge che legge poco. Giustamente dicevo io, avrei potuto fare al nord, perché allora il nord si legge di più. E la rabbia qual è? Che noi siamo, proveniamo dalla Magna Grecia, dalla cultura, questo mi fa incazzare questa legge, no? Quando quelli erano barbari la volta, no? Si è capovolto tutto. E allora questa mi dà fastidio, che poi non si fa niente per aggiustare questo mondo. E si peggiora sempre di più. Allora io cerco veramente un altro mondo, no? Forse un altro mondo al di là, con certezza. E quindi traspare il pessimismo. Esatto, ed è così. E poi nei miei versi, ovviamente, sì, nell'interpretazione,
c'è questa figura che emerge dal mondo, ed è la mia verità. Infatti è così, è verità. Ecco, ci vuole il coraggio a scrivere, non è verità. E poi una litiga, no? Una paginetta per mezza, no? Però in quella paginetta c'è tutto, è come se scrivere, è come se fosse un raccoglio che va dalla A alla Z, che vedono anche gli stessi titoli, no? Anticipa la tematica della poesia, ma è praticamente di cosa sto parlando. E uno prova a leggere dalla A alla Z la poesia, è come se avessi vissuto un raccoglio, un raccoglio. C'è una fine una poesia. Non c'è, dice, abbiamo la seconda puntata. Quindi sono più facendo. È una cosa più bella quella che leggevo un giorno, no? E in due mesi lo legge 60. Questo è un altro punto da io Marco, ma certo Marco non lo certo molto. Allora, abbiamo verso il finale. Dopo aver insomma, dialogato con il nostro poeta Gennaro Segreto, aver capito un po' il suo pensiero, la sua poetica, ma anche la sua visione del mondo. E l'ultima domanda è questa: hai altri progetti? Stai scrivendo altri racconti, altre poesie? Continui sulla strada poetica? Che cosa hai in cantiere? Ho anche altri progetti fuori dalla poetica? Politica, per esempio. Sì, con questa è una cosa. Poi è chiaro che faccio la mia vita come tutti, vedendo associata, perché anche questa attività, questa catena delle arti, la chiamo pure, per me è sociale, perché non è che qua e non ci arricchiamo. Noi cominciamo a parlare per i tuoi, per dare veramente qualcosa a tutti, ragazzi e grandi. Come dicevamo sempre, abbiamo ragazzini, abbiamo già di 80 anni, ed è una cosa meravigliosa. Che io, quando ero 80 anni, dicevo, non è mai il corso, ho facciamo subito, è una cosa, si dice, non è mai, la famosa lettera, non è mai troppo tardi per imparare qualcosa, e anche perché per socializzare, no? Perché l'arte ti fa crescere, ne sono convinto, al 100%. L'arte in sé ti fa crescere, ti fa modificare anche quel carattere, ti fa diventare più buono. Perché l'arte è dolce, poesia, tutto il canto, fanno parte di questo sistema, che non penso. E quindi poi c'è la politica, come dicevi tu, la politica fa parte della vita sociale, della nazione, no? Se non ci fosse sarebbe la rete, ci sarebbe la vita. Cioè, la politica ci deve essere, però fare quella politica, perché non bisogna vivere di politica, lo dicevo un grande, no? Ma penso la politica, che se io vivo di politica vuol dire che mi sono sistemato, sono trovato un bel posto, ma se io vivo per la politica, devo da fare, perché sono dei problemi. Quando io studiavo scienze politiche, una persona diceva: voi siete scienziati politici, dovete creare e inventarvi un qualcosa quando le cose non vanno e migliorarle. Questo significa, io devo partecipare alla vita sociale del paese. Poi la poesia, e poi è una mia comunicazione la poesia, si comunico, e io faccio tutto quello che devo fare. Ma di buono lo faccio con tutti quanti, però faccio la mia parte e tanti non la fanno, tanti dormono, sono passivi, criticano, parlano, ma non fanno niente, e ci muovono. Io sono così, muoviti, fai qualcosa, non so, aspetta tanto come le cose, mi svolgo questa cosa, muovi, fai qualcosa, parli, ma fai qualcosa, non ti vedo mai tutto qualcosa, parlate a un certo punto, proprio si è tentato. Credo che abbiamo fatto con lo stelle, fatto tutto, io parlo, sarei parte da quella tigre, però non è possibile. Bravo, bravo Gennaro, quindi il poeta non vade, no? Ma il poeta le sociale.
il poeta all'interno della società. Grazie Gennaro per questa tua visione del mondo, grazie per averci regalato questa serata, grazie a Rossella Iorio per averci ospitato, a Marco Marchese per aver pubblicato il libro, a Riccardo Cristiano per le riprese per Libera.tv. E adesso ascoltiamo l'ultima poesia, Verrò a cercarvi, Rose. Sono contento che l'abbiamo lasciata per l'ultima, questa perché per me è più bella dell'antologia. Sì. Sì, sì, sì. Le sia belle quelle che rimangono, secondo me sono quelle così assolute, dei piccoli universi. Ogni volta sembra la prima volta, non mi stanco mai, mi sento scorrere copiose lacrime, una tenerezza infinita mi sale quando mi siedo in quel giardino dei ricordi. Mattini trasparenti, di invecchiati colori, trascinano le brume all'orizzonte e io non vado a guardare. E non so se riuscirò ad approvare come ai tempi della superbia persa. Di certo verrò a cercarvi, Rose, e non sarò sicuro di trovarvi. Mi basta trovare anche le petali sfioriti, calpestati dalla lontananza. Tanta è l'emozione che mi prepara, ma vorrei tanto far riposare la mente da pensieri di guerra e di disgrazia e imprecare al giorno che richiamerà la notte per non pensare a niente. Grazie a Giuseppe Cozza, grazie a tutti voi per esserci stati.